Spesserli alla zucca con un po' di noci. Frullare 300 g di zucca cotta. Un po' di sale, pepe e un uovo. Mescolare con la frusta e aggiungere 6 cucchiai di farina. Sciogliere un po' di burro con un po' di salvia e ora cominciare a farli spesserli con l'attrezzo apposta. Se non avete questo attrezzo potete usare anche schiacciapatate. Appena che vengono a galla sono pronti a versarli nel condimento. E infine un po' di formaggio grattugiato impiattare. Sono pronti? Buonissimi! Provateli anche voi, sono facilissimi da fare.